this morning thinking about the old me, when I was feeling like Miller Lite and O.E. But now I ride on some conscious shit. I'm getting bread while I toast to my accomplishments. Only one like I have a problem with is myself. That's probably why my only competition is myself. From today to tomorrow, the doctor just rocked to the same drum. Fuck the past, though I ain't forgot where I came from. I got the club rocking, rocking. I got your girl jockeying. Me and Phil still in this bitch, bitch. We going the distance. Let your party people come on. L'idea dell'evento, del posto, è di Luca Panerai. Quando me l'ha esposta ho pensato che fosse un attimo di follia. L'ho seguito in quest'attimo di follia, siamo venuti a vedere la location, era, visto che era fantastica, ci ha posto innumerevoli, veramente innumerevoli problemi logistici, perché potete capire, lo vedete, tutte queste tonnellate di sabbia, questa struttura nel centro di Milano. E obiettivamente ci sono grossi problemi, però vedo intanto che la struttura cresce e sta diventando veramente spettacolare. Io ne ho visti tanti al mondo di posti, ma questo diventerà veramente un stato dell'arte. Milano secondo me è una città che si presta a questo tipo di cose, perché poi è il centro della moda e quindi questa manifestazione anche legata a Fix Design, che farà la sfilata venerdì, credo sia una cosa che sta nel DNA di Milano. Una location come questa nel cuore di Milano, nel centro di Milano, Palazzo La Regione, è indubbiamente una favola, ma pone problemi, ripeto, veramente grossi. Vediamo quest'anno se la cosa andrà come ci auguriamo, molto bene come sembra, poi ci penseremo per gli anni prossimi. Tanto Luca Panerai la sua follia non ha limiti, magari il prossimo lo farà in Piazza del Duomo o nel Duomo di Milano. Una location come questa è particolare perché è come essere dentro un monumento, è uno spazio che è multifunzionale, non è a nostra completa disposizione come un capannone di una fiera, e quindi non possiamo fermare tutte le attività che ci sono in corso. La logistica deve essere studiata e calibrata in modo da far funzionare il Palazzo della Regione intanto che noi stiamo lavorando. Un po' tutti vorrebbero sapere come è fatto il campo per farselo a casa. Ci siamo, diciamo, un po' impegnati
aggiungendo uno strato intermedio molto resistente, lavorando con diversi tipi di sabbia in tre successive fasi di lavorazione, e l'aggiunta di tessuto non tessuto in una quantità calibrata su tutto il pacchetto sabbioso. Il campo fatto così ci permette di dare una qualità altissima nonostante un piccolo sforzo di lavorazione. C'è da dire che comunque il posto, la location, ripaga di tutti gli sforzi logistici che possono essere fatti nella costruzione di un campo del genere, perché una volta terminati i lavori, come potrete vedere quando sarà tutto completo, il colpo d'occhio di questa piazza renderà onore a tutti i nostri sforzi. Presentare la propria collezione primavera-estate 2013 all'interno di uno spazio dedicato all'equitazione e ad una delle discipline per eccellenza, il dressage, forse il corretto punto di partenza e anche il corretto punto di arrivo di questa partnership. La scelta di affiancarsi al mondo dell'equitazione è una scelta ragionata, meditata, studiata e ben ponderata da parte di Fix Design. Questo connubio nasce dall'analisi dei valori che caratterizzano il mondo dell'equitazione, che sono valori che caratterizzano Fix Design stesso, quindi l'impegno, quindi un certo rigore. Anche la femminilità è quello che ci appartiene maggiormente, e aver scelto una persona alla quale affiancarsi come Valentina Truppa significa rappresentare questi valori, questo rigore e anche questa femminilità che Fix Design porta avanti nel tempo. La sfilata avrà inizio per la prima volta con un'occasione unica con Valentina Truppa, che aprirà la passerella a 25 successive modelle e cavalcherà il suo cavallo in un modo sicuramente spettacolare, enfatico, coinvolgente e direi anche emozionante, che è quello che poi alla fine un brand di moda e quello che sicuramente Fix Design sta facendo nel suo percorso. I cavalli, per la loro eleganza, per la loro nobiltà, per quello che rappresentano da milioni di anni, quando si parla di sport di alto livello meritano di essere ospitati all'interno di un palazzo. A Milano sembrava che non esistesse un vero palazzo, invece c'è, ed è un palazzo che per impatto architettonico, scenografico, non ha nulla da invidiare al Grand Palais di Parigi, dove peraltro si tiene una manifestazione equestre dal nome So Hermès. Lì è nata l'ispirazione di questo evento Cavalli a Palazzo. Grazie alla presidenza della regione, che è estremamente dinamica, non ci sono state esitazioni. Noi 6 mesi fa abbiamo ottenuto l'autorizzazione esclusiva ad utilizzare questa location per eventi equestri. Soltanto Class Horse TV poteva fare una cosa di questo tipo, per 3 motivi. Primo, perché all'interno dell'offerta televisiva esiste soltanto Class Horse TV in grado di coprire a 360 gradi tutti i massimi eventi dell'equitazione internazionale, a partire dalla Coppa del Mondo ai mondiali, gli europei, il Global Champions Tour. Quest'ultimo è un tour che viene non a caso paragonato alla Formula 1, perché si sposta nelle più straordinarie location del mondo, da un'arena organizzata da Tina Onassis a San Paolo del Brasile fino al palazzo a Doha nel Qatar, ma passando per le capitali europee. A Milano non c'è ancora una tappa e quindi il buco l'abbiamo riempito noi con uno spettacolo straordinariamente innovativo, dove
non c'è soltanto il fattore gara, competizione, ma c'è soprattutto la volontà di presentare i cavalli e i cavalieri in una veste più informale e più vicina al pubblico. D'altra parte, chi monta a cavallo sa, proprio da quando si posa una mano per fare una carezza a un cavallo, che è veramente l'animale più straordinario, più generoso e più a 360 gradi dal punto di vista della sensibilità che esista in natura. Buonasera a tutti.